Prego, grazie. Buongiorno, beh, saluto innanzitutto il segretario di Stato Vaticano, saluto il ministro della Salute, visto anche il ministro Lollobrigida prima, non so se sia ancora qui con noi, ma ringrazio per essere stato qui, il presidente della Fondazione Dignitatis Curae, tutti i relatori e tutti gli ospiti. È un grande piacere per me essere qui con voi alla presentazione del Manifesto per la Sanità del Futuro. Si tratta di un'occasione preziosa non solo per approfondire le iniziative promosse dalla vostra fondazione, ma anche per riflettere sulle sfide che riguardano questo settore. Negli ultimi decenni lo sviluppo tecnologico e scientifico in campo medico ha raggiunto livelli straordinari. L'avvento di nuove terapie e metodologie diagnostiche avanzate ha rivoluzionato la pratica medica. Sono innovazioni che hanno prodotto miglioramenti nel trattamento di numerose patologie, nelle qualità e nelle aspettative di vita. Tuttavia, accanto a questi progressi si è purtroppo avuta anche una perdita della dimensione umana nel percorso della cura. Sono queste alcune insidie alle quali è esposta la medicina moderna e queste impongono un cambio di paradigma. Il paziente va considerato nella sua completezza e nella sua unicità, non come un anonimo caso clinico. Occorre dunque una maggiore sensibilità nei confronti di chi richiede non solo cure, ma soprattutto attenzione e comprensione. Questo nuovo approccio implica una riorganizzazione nei percorsi di cura per offrire risposte differenziate e rispettose delle singole esigenze. La pratica medica non può ridursi a un insieme di protocolli standardizzati. Ogni trattamento deve essere personalizzato e condiviso tra il paziente e il professionista, mediante un confronto che dovrà essere il fulcro di ogni decisione e intervento medico. Al tempo stesso ritengo importante assicurare l'accesso alle cure a tutte le fasce sociali. Si tratta di un dovere morale, prima ancora che politico. Rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono il pieno godimento del diritto alla salute è un dovere delle istituzioni. La Fondazione Dignitas Curae ha dimostrato un forte impegno su questi temi. Ha promosso e sostenuto progetti per l'accesso sostenibile alla diagnostica preventiva e per lo sviluppo della ricerca medico-scientifica con cui migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Sono convinto che grazie al vostro contributo, a quello dei medici e degli operatori sanitari impegnati tutti i giorni a fianco dei malati, una rinnovata dignità di cura potrà consolidare l'alleanza tra medico e paziente. Vi ringrazio. Signor Presidente della Camera, Sua Eminenza il Segretario di Stato della Santa Sede, Signor Ministro, autorevoli relatori, Dottor Vespa, autorità e partecipanti tutti in presenza e da casa. Consentitemi innanzitutto di esprimere a tutti voi un sincero ringraziamento per il contributo alla riuscita di questo evento e per la vostra gradita partecipazione. Desidero poi riservare un pensiero particolare al Signor Presidente della Repubblica per aver insignito la manifestazione odierna di una medaglia in segno di apprezzamento per l'iniziativa e per le attività delle fondazioni. Vorrei anche ringraziare numerose autorità che non sono presenti oggi per impegni istituzionali, ma che nei giorni scorsi non ci hanno fatto mancare la loro vicinanza al manifesto e all'attività della Fondazione.
Non vorrei elencarle, ma un'eccezione la voglio riservare al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Adesso è con piacere che chiamerei al palco per un saluto Don Massimo Angelelli, Presidente della Pastorale Sanitaria della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie. Signor Presidente della Camera dei Deputati, Eminenza Reverendissima, signor Ministro della Salute, chiarissimi professori, autorità presenti, gentile signore e signori. Gli ultimi 3 anni hanno visto protagonista della vita del nostro Paese un piccolo virus, un veleno che ha provocato molta sofferenza. Anche chi non è stato toccato dalla malattia ha visto la propria vita cambiare, abitudini, ritmi e soprattutto relazioni. Gli effetti di questa esperienza hanno modificato il tessuto sociale e più o meno consciamente il rapporto stesso con il senso della vita. Tra i più colpiti da questi effetti collaterali sono i curanti, tutti quei professionisti che hanno scelto di prendersi cura dei sofferenti e che a causa di questa scelta hanno pagato un prezzo piuttosto alto. Sull'altro fronte, quello dei sofferenti, lo stordimento è stato tale che un ampio meccanismo di rimozione vorrebbe dimenticare presto il male e le fatiche vissute. Sarebbe un'occasione persa non avviare una profonda riflessione sul senso di ciò che è accaduto. Ogni crisi provoca un effetto di svelamento, emergono i punti deboli del sistema perché sono tra i primi a cedere. Per troppo tempo la rimozione della dimensione empatica nella formazione dei giovani sanitari ci ha illuso che il medico, ben distaccato dalla sofferenza del paziente, sarebbe stato più capace di razionalità scientifica. In realtà, oltre a non accogliere il malato e negandosi una piena relazione, il medico stesso spesso ha smarrito il senso originale della sua scelta. La conferma la troviamo nel rifiuto di accedere ad alcune specializzazioni mediche molto impegnative. Papa Francesco ci ha ricordato recentemente che prendersi cura del malato significa anzitutto prendersi cura delle sue relazioni, di tutte le sue relazioni. L'Italia ha un grande servizio sanitario nazionale che, come ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica, è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare, ma soffre di un mancato riconoscimento del lavoro svolto. C'è una differenza tra essere curati e sentirsi curati, e questa sta nella qualità della relazione di cura, che non può essere soltanto diagnosi, terapia, trattamenti, e in questi siamo molto bravi, ma anche e soprattutto apertura di uno spazio empatico in cui si realizzi l'incontro di due persone, curante e curato. Il testo del manifesto oggi presentato è necessario, ampio e condivisibile. Ringrazio vivamente la Fondazione Dignitas Curae con il suo presidente, professor Massetti, e Monsignor Cozzoli per aver aperto questo spazio di riflessione e confronto, auspicando che quanto prodotto finora possa essere di stimolo per ciascuno e tornare a riflettere sugli stili di cura. L'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute e della Conferenza Episcopale Italiana se ne farà promotore. Ne gioveranno tutti, persone curanti e persone curate, perché in estrema sintesi, secondo la nostra visione, la medicina, la ricerca e tutta l'organizzazione sanitaria si risolve in persone che curano persone. Grazie. Adesso ho il piacere di introdurre il Ministro della Salute, professor Orazio Schillaci, per il suo intervento. Buongiorno a tutti, rivolgo il mio saluto a Sua Eminenza Pietro Parolini, al Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, al Professor Irti, alla Professoressa Pasquino, al Direttore Bruno Vespa, a tutti i presenti. Consentitemi però un ringraziamento particolare all'amico Professor Massimo Massetti, promotore del manifesto Dignitas Curae, un documento ricco di riflessioni e indicazioni per delineare nel futuro una sanità a dimensione di uomo. La presentazione di questa iniziativa avviene all'inizio di un anno in cui diversi tasselli del processo di riforma del Servizio Sanitario Nazionale assumeranno contorni più nitidi.
Si è tanto dibattuto, ancora oggi si discute della necessità di garantire la resilienza del nostro sistema sanitario, o meglio, della sua capacità di assicurare universalità e gratuità di cure, anche in un contesto di crisi economiche e di guerre che hanno sempre impatti ben oltre i loro confini e di emergenze sanitarie che mettono a dura prova strutture e personale. In poche parole, di salvaguardare la sostenibilità del welfare sanitario, che oggi è ovunque minato da alcune criticità. Basti pensare a quanto, per esempio, sta avvenendo in Gran Bretagna, che vive la più grande ondata di scioperi del personale sanitario. La crisi del National Health Service è un sintomo che non va sottovalutato, conferma che tutti i sistemi universalistici devono attuare un cambio di paradigma per salvaguardare la sostenibilità della sanità. Appello, tra l'altro, rilanciato poche settimane fa dall'OCSE. Le cause della criticità che affliggono la nostra sanità pubblica sono note. Innanzitutto i cambiamenti demografici ed epidemiologici intervenuti nell'ultimo decennio, con una popolazione sempre più anziana affetta da comorbidità e cronicità, che spesso vive in condizioni di solitudine se non di vulnerabilità. E di questa popolazione dobbiamo prenderci cura e anche farlo in maniera adeguata. In secondo luogo, la necessità di reperire maggiori risorse per essere al passo con le evoluzioni scientifiche e tecnologiche. Non c'è progresso a costo zero. Per garantire ai cittadini disponibilità e accesso a terapie e cure sempre più innovative. La diagnosi accurata degli affanni del nostro sistema salute ci consente di individuare la cura più efficace, che non deve limitarsi a eliminare i sintomi, penso all'annoso e doloroso problema delle liste di attesa, ma a superare la patologia che oggi è rappresentata dall'assenza di una revisione dei modelli organizzativi e che ci consentirà di indirizzare opportunamente le risorse economiche mai del tutto sufficienti in ambito sanitario. Come ho più volte sostenuto, per fortificare il nostro servizio sanitario non basta, per quanto necessario incrementare il finanziamento se non riorganizziamo l'offerta sanitaria. La prospettiva è quella di una revisione dell'assetto ospedaliero, rendendolo resiliente e flessibile, quindi capace di rispondere ai nuovi driver epidemiologici e demografici. Questo non vuol dire rivedere percentuali di posti letto rispetto al numero di abitanti secondo una logica prettamente economica, come è avvenuto in passato. E per far ciò occorre poi procedere contestualmente al rafforzamento della medicina territoriale in un rapporto complementare con gli ospedali, senza dimenticare l'integrazione con i servizi sociali, poiché, come sappiamo bene, molto spesso dietro a un bisogno sanitario c'è anche un bisogno sociale. Ma la progettualità di revisione non riguarda solo gli ambiti prettamente organizzativi e gestionali, ma occorre andare oltre per portare avanti un modello che non si limiti a curare l'evento patologico, ma che si prenda cura veramente del paziente nella sua totalità. Si tratta di riorganizzare una sanità che deve essere centrata sul malato e non sulle malattie o sulle singole prestazioni sanitarie. Un nuovo modello di cura promosso in questo documento che non può rimanere senza una dichiarazione di intenti. E a questo proposito è mia intenzione istituire un gruppo di lavoro per valutare l'applicazione di questo modello di cura. Anche perché la finalità della riumanizzazione della medicina nell'epoca della sanità digitale è un tema che non può non interrogarci. Le innovazioni tecnologiche non hanno infatti soltanto la capacità preziosissima di mettere in connessione medici e informazioni cliniche, azzerando in tal modo la frammentarietà dei processi di cura. Possono essere strategiche per definire un sistema sanitario più vicino, più umano, avendo la grande potenzialità di abbattere ogni tipo di distanza, di spazio, di tempo e persino relazionale tra il mondo medico e i bisogni dei cittadini. La sanità digitale deve diventare un moltiplicatore di empatia per evitare che una medicina sempre più iperspecialistica ci faccia perdere la capacità di prenderci cura del paziente nella sua interezza, ossia di prestare attenzione ai suoi bisogni, che non sono solo bisogni di salute. Ma questo lo possiamo fare se torniamo a guardare al paziente come ad una persona, con il suo vissuto, se torniamo a guardarlo non solo con occhio clinico, ma anche con uno sguardo più umano. Per questo c'è bisogno del contributo di tutti gli attori coinvolti nella rifondazione del sistema sanitario, nel rispetto delle differenze dei compiti e dei ruoli, perché ciascuno dei soggetti interessati, il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, il personale sociosanitario, il mondo del volontariato, determinerà con il proprio contributo quale sanità consegneremo al futuro. Grazie. Grazie.
La salute è il primo valore in cui prende forma il bene inestimabile della vita. Bene dell'ordine dell'essere più che dell'avere, perché ciascuno è la sua vita. La salute ne esprime lo stato di benessere che è nell'aspirazione di tutti. Come tale è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione. Non un'idea astratta e ipotetica di salute, ma effettiva e reale, configurabile nel concetto di salute possibile, rapportata alle condizioni e all'età di vita di ciascuno e declinata in senso integrale, non solo fisico, ma altresì emotivo, spirituale e sociale. La salute è un bene individuale e nel contempo relazionale. L'uomo non è se non è preso in cura, perché la vulnerabilità è condizione del nostro essere al mondo e dispone a prendersi cura. La cura è un avvenimento reciproco, perché tutti bisognosi e tutti donatori. Curare per prevenire, curare per sanare, curare per riabilitare. A monte c'è la ricerca scientifica che assicura il progresso della medicina. Una ricerca centrata sull'umano, cui guardare con occhi di ammirazione e affidamento per il contributo progressivo e innovativo e all'efficacia e sicurezza delle cure. Con la ricerca l'insegnamento che favorisca con l'acquisizione delle competenze lo sviluppo di una visione integrale della persona e della cura, perché è il pensiero che muove l'azione. La cura della persona comporta la cura dell'ambiente e della biodiversità, la cui vitalità è garanzia di salute e ha efficacia curativa umana, come non meno dei determinanti sociali, oggetto anch'essi di attenzione e premura. Una cultura della cura mette al centro il paziente. È questa la grande sfida per le istituzioni, da quelle formative a quelle operative. È questa un'emergenza dell'oggi. Il progresso favorito dai successi della ricerca scientifica e dall'innovazione tecnologica in campo biomedico ha portato a traguardi considerevoli, sia in termini di guarigione che di qualità della vita. In questo contesto i sistemi organizzativi sanitari si sono evoluti, sotto la spinta dell'efficientamento economico, verso un'organizzazione centrata sull'ospedale e non sul paziente, che si trova a vivere un percorso di cura frammentato e senza chiari riferimenti in chi lo cura. Frammentazione e smarrimento accresciuti dall'estrema specializzazione della medicina che distorce lo sguardo dal malato sulla malattia. Alla situazione d'impasse di tutto questo contribuisce non poco il fragile equilibrio tra qualità delle cure e sostenibilità dei costi. Da qui le sollecitazioni provenienti dalle Medical Humanities, che evidenziano il bisogno di coniugare insieme le medical technologies, vale a dire le scienze e le tecnologie mediche, con i saperi umanistici e comportamentali, dal cui connubio emerge l'esigenza di una riumanizzazione della medicina, volta a trovare il carattere umano che le è proprio, ponendo al centro dei percorsi di cura la persona, in un approccio olistico che polarizzi l'attenzione sulla totalità inscindibile delle componenti fisiche, emotive, spirituali e sociali. Questa è una medicina che coniuga insieme umanità ed efficienza. Un curare che non solo non toglie nulla all'efficienza, ma ne accresce l'efficacia e assicura la sostenibilità. Una medicina, tuttavia, che comporta una mens nova, che attivi una conversione in radice del pensare e operare medico. Una conversione dalle derive neoliberistiche, dominate dalla logica della competizione, della mercificazione, dell'interesse, del profitto, piuttosto che della cooperazione, della valorizzazione, della solidarietà, della gratuità. Ogni malato, in quanto persona, merita riconoscimento e rispetto, e quindi le cure a lui dovute. Non esistono malati diversi per età, appartenenza, sesso, ceto sociale, credo religioso o grado di cultura. Tutti, senza alcuna distinzione, hanno parità di accesso alle cure, in rapporto ad uguali bisogni. Ogni figura sanitaria, nell'esercizio del proprio ruolo, ha pari dignità. Pari dignità nella diversità delle specializzazioni e dei gradi gerarchici. Pari dignità delle strutture di cura. Al malato deve essere garantito il rispetto dell'autonomia decisionale. La sanità del futuro sarà centrata sulla persona, tesa a curare il malato e non solo la malattia.
Buongiorno a tutti. Il tema di questo convegno, le parole che abbiamo sentito fino adesso, mi riporta indietro di più di 50 anni. Nel 1972 un grande giornalista della stampa di Torino, Gigi Girotti, si ammalò del morbo di Hodgkin, che allora non era curabile, infatti Girotti è morto nel 1974. Prima di morire lui fece una straordinaria serie di reportage e un memorabile documentario che andò in onda a televisione, allora era in bianco e nero, Viaggio nel tunnel della malattia. Qual era il messaggio di Girotti ai medici? Qual era il messaggio di Girotti ai medici? Il paziente non è un organo e non è un numero di letto d'ospedale. Il paziente è una persona. Questo messaggio di 50 anni fa fu raccolto dalla generazione precedente alla mia e poi dalla mia per la creazione di una fondazione di cui sono stato presidente per 25 anni che ha portato avanti proprio questo messaggio, l'umanizzazione della cura. Perciò mi ha fatto molta impressione quando il presidente Fontana ha detto dobbiamo riportare ad una dimensione umana. Allora, in questi 50 anni è stato fatto molto, la ricerca scientifica è esplosa, l'assistenza al servizio sanitario, però se 50 anni dopo ci troviamo a porci la stessa domanda, qualche cosa evidentemente non funziona. Noi con Umberto Veronesi istituì lui, andammo dal Presidente della Repubblica Ciampi, la giornata del sollievo, che è la prima domenica di maggio, perché noi partiamo dal principio che il paziente non deve soffrire. E occupandoci noi di oncologia abbiamo visto tanta gente soffrire troppo. Però questa fondazione, questa Dignitas Cura, quando ho incontrato il professor Massetti, mi ha aperto uno scenario che io francamente non mi aspettavo. E cioè stiamo tornando indietro, probabilmente, nel rapporto con il paziente. E stiamo tornando indietro anche in un altro senso, perché quando ci sono visti ho detto, ma io mi ricordo che tantissimi anni fa negli ospedali c'era la medicina e la chirurgia. Poi adesso ci siamo persi in una quantità di specializzazioni, questo lei mi disse, che ci hanno fatto perdere di vista. E lei mi pare che voglia andare avanti, tornando anche un pochino indietro. Prego, professor Massetti. Grazie, dottor Vespa. Viviamo una crisi sanitaria profonda che ormai quotidianamente i media trasmettono con le immagini dei pronti soccorsi congestionati, delle lunghe liste di attesa, con il malcontento degli ospedali e la fuga dei medici e infermieri verso la pensione addirittura all'estero. Le ragioni sono molteplici, ma riconducibili a due grandi evidenze non modificabili. La prima è l'invecchiamento progressivo della popolazione con la crescita dei bisogni in salute. E la seconda sono gli aumenti esponenziali dei costi della ricerca scientifica e della tecnologia biomedica, che hanno contribuito a una progressiva perdita della sostenibilità economica del Servizio Sanitario Nazionale. In questo contesto, e nonostante le difficoltà, migliaia di medici ed infermieri si dedicano quotidianamente con passione e dedizione alla cura dei pazienti. E gli esempi di una sanità virtuosa sono numerosi nel nostro Paese e testimoniano il valore e l'importanza del Sistema Sanitario Nazionale come strumento a tutela della salute e come espressione indiscussa della nostra democrazia. Durante la recente pandemia abbiamo toccato tutti con mano quanto sia importante un'assistenza sanitaria efficace che prenda in carico il malato in tutti i suoi bisogni e non in modo frammentato senza chiari riferimenti. Ma per comprendere meglio una delle principali cause che hanno contribuito alla crisi sanitaria che stiamo vivendo, bisogna mettersi nei panni di una persona che scopre di essere malata e inizia un percorso di cura, che in realtà è invece un percorso ad ostacoli. Manderei la prima diapositiva che raffigura con uno schema un po' questo viaggio ad ostacoli. Ci mettiamo al posto di questo malato. Spesso il primo contatto è il medico di medicina generale, che orienta il malato su uno specialista, magari del territorio, il quale poi per esigenze diagnostiche e terapeutiche lo invia all'ospedale del territorio.
dove il malato esegue esami e consulenze. Poi da qui viene indirizzato a un policlinico, dove giustamente il dottor Vespa diceva prima che oggi sono un insieme di specialità e di reparti. Quindi questo malato continua il suo percorso per fare esami e terapie sempre più specialistiche. In sintesi, è il malato che si muove per ricercare competenze e risorse per curarsi. In questo frammentato itinerario, con poi i lunghi tempi di attesa, a volte la ripetizione degli esami e tutto quello che possiamo immaginare, il malato spesso perde il riferimento di chi lo cura, vivendo un'esperienza negativa anche sul piano umano. Questa è un'organizzazione centrata sulle prestazioni e sulle competenze specialistiche, piuttosto che sul malato e il suo problema di salute. Questo percorso frammentato porta poi a un incremento dei costi, perché lo possiamo ben immaginare in tutti questi step, diciamo, di cura. È possibile oggi migliorare il modo di curare i pazienti, ma per farlo è necessario ripartire dalla logica del paradigma e orientare l'organizzazione dei servizi sanitari sul malato e sul problema di salute. È questo il messaggio principale che il manifesto intende trasmettere. Manderei la seconda diapositiva con un altro schemino che questa volta riassume come potrebbe essere il percorso di cura se noi capovolgessimo questo paradigma. Qui i medici di medicina generale, gli specialisti, gli infermieri e tutto il personale sanitario collaborano nella cura mutualizzando luoghi e tecnologie. E anche i presidi del territorio saranno in continuità, grazie alle tecnologie digitali e di comunicazione. In questo modello il malato si sente preso in cura e accompagnato anche umanamente nel percorso di guarigione. La centralità del paziente in continuità col territorio è applicata da anni in alcuni ambiti, come quello oncologico, quello trapiantologico, nel nostro paese e anche all'estero, con chiare evidenze scientifiche. Tuttavia, rimangono esperienze abbastanza limitate e non integrate in una logica di sistema. Manderei la terza diapositiva. È qui per dimostrare che anche in piccolo, però per iniziare, si può cambiare. Al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove lavoro nel Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, grazie alla volontà veramente di una grande istituzione, stiamo adottando questo nuovo modello di cura con il progetto Cuore, un ospedale innovativo, pensato, progettato e in corso di realizzazione, grazie alla collaborazione con la Fondazione Roma, che ha già realizzato opere uniche nel contesto sociosanitario. I pazienti, in questo modello, seguono percorsi diagnostici terapeutici personalizzati sui problemi di salute e vengono curati con terapie senza essere trasferiti da un posto all'altro. E tutto il personale collabora sulle esigenze del paziente. I risultati, come vedete, sono delle cifre, dimostrano che si può migliorare la qualità della cura, diminuendo il tasso di mortalità e di complicanze, riducendo le degenze e gli esami inappropriati e quindi risparmiando nei costi. Il manifesto Dignitas Cure promuove quindi questo cambio di paradigma e attraverso i suoi contenuti persegue l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini partendo dai medici e dagli infermieri per poi coinvolgere gli enti e i ministeri competenti fino ai decisori politici. Confidiamo che il bacino del consenso si allarghi, ma soprattutto auspichiamo che le istituzioni promuovano e si affianchino al nostro sforzo trattandosi di un interesse per l'intera collettività. Vorremmo tornare qui per rendere conto dei progressi fatti e decidere insieme gli altri da fare, per orientare i modelli assistenziali sulla centralità del malato, inteso come persona, rispettandone la dignità come valore fondamentale della cura. Concludo ribadendo il significato del termine curare e desidero richiamare, a distanza più di 4 secoli, l'attualità della frase scolpita all'entrata del più antico ospedale d'Europa, l'Hôtel Dieu di Parigi. In questa pietra era scolpita la seguente frase: «Se sei malato, vieni, ti guariremo.
Se non ti guariremo, ti cureremo, e se non potremo curarti, allora ti consoleremo. Grazie. Grazie, professor Massetti. Adesso sentiamo il parere di un grande giurista come Natalino Irti, professore emerito della Sapienza di Roma. Il manifesto ha per titolo Dignitas Curae. L'immediata e agevole traduzione in dignità della terapia ne ridurrebbe e impoverirebbe il significato. Cura va ricondotto alla originaria densità della lingua latina, dove esprime preoccupazione, sollecitudine, affanno e dunque uno stato d'animo in confronto di altri. La parola è sempre accompagnata dalla idea di relazione, la quale a ben vedere può anche indicare, come nel tedesco Sorge, un rapporto con se stessi. Quando ci facciamo altri da noi e ci guardiamo quasi dal di fuori e dall'esterno. Questa densità di significati accompagna anche la cura nel campo della terapia medica, la quale non si risolve, esaurisce nella semplice prescrizione di un farmaco o di un'analisi o di una ricerca radiografica. Qui viene necessaria e fondamentale la distinzione tra tecnica della terapia e cura del paziente. L'una non coincide con l'altra. Possono e debbono connettersi, ma vanno considerate come profili logicamente autonomi. La tecnica è un puro saper fare, scegliere e applicare mezzi in vista di un fine, che è la salute di un individuo. La tecnica medica, come insegnò sul principio del secolo scorso il grande clinico Augusto Murri, non è tanto un conoscere quanto un riconoscere, cioè facoltà di applicare le nozioni acquisite ad ogni caso singolo. Sicché un filosofo del nostro tempo ha ironicamente concluso che si può conoscere e insieme essere incapaci di riconoscere. Un sapere senza saper fare, una teoria che non è in grado di tradursi in tecnica. La prestazione medica, obbedendo alla logica del riconoscere, di per sé stabilisce una relazione tra due soggetti, chi riconosce e chi è riconosciuto, cioè inserito negli schemi classificatori della patologia. Questo rapporto, per ora riguardato soltanto sotto il profilo tecnico, è il seme originario, il sostrato sostanziale dello avere in cura. In questa fase la cura tende a identificarsi con l'efficacia della terapia e dunque con un risultato tecnico oggettivamente accertato e accertabile. La tecnica ha adempiuto il proprio compito, ha curato, cioè si è data carico di una malattia ed ha apprestato i mezzi necessari. Questa è la nudità tecnologica
della medicina. Così funziona e il suo efficace funzionario può bastarle. Ma la malattia è un uomo malato. Colui che patisce la sofferenza e il dolore del male. Il mio pensiero corre subito a una pagina di storia del diritto romano, del diritto penale, che è il diritto del dolore. Alla concezione oggettiva e tecnica del reato come fatto illecito, meritevole di sanzione, è subentrata a mano una concezione soggettiva e umanistica che ha scoperto sotto il reato il reo, l'uomo che viola la legge e viene tradotto in giudizio. Se il processo lo accerta colpevole e lo colpisce con una condanna, egli ha tuttavia diritto alla rieducazione. È l'articolo 27 della Costituzione. Lo Stato, giudicante e condannante, si prende cura del colpevole. La dignitas pene è una forma, un esempio di dignitas cure. Vedere dietro il reato il reo è come vedere dietro la malattia il malato. Passando dall'oggettività tecnica alla soggettività del dolore. La tecnica medica ci conduce verso la malattia, la cura ci fa scoprire il malato. L'uomo che patisce al pari del colpevole condannato in un giudizio penale. Ecco adesso il punto in cui rompe il problema della dignità, poiché la tecnica medica si rivela e impone come relazione tra me e l'altro, del quale io medico assumo la preoccupazione e la sollecitudine. Così la terapia si fa propriamente e intensamente cura. Ardua è la definizione e determinazione della dignità. La dignità. La disputa corre tra due concezioni. L'una ontologica, che attribuisce dignità all'uomo in quanto uomo. L'altra, che direi storica o esistenziale, la quale considera la dignità propria dell'uomo faber, dell'uomo che fa e pensa e decide il proprio destino. Non è questo il luogo e l'occasione, come ovvio, perché chi vi parla prenda posizione sul tema. Le due concezioni si incontrano o sembrano incontrarsi nel principio di autodeterminazione. Principio di autodeterminazione. Dignità è perciò rispetto della consapevole libertà del paziente, il quale così esce dal cerchio tecnologico e decide sulla propria vita. Alla proposta tecnica del medico, che riconoscendo il morbo ne indica e suggerisce il rimedio, fa riscontro la decisione del paziente, che così diventa parte dello stesso processo terapeutico. Egli non è il semplice oggetto di studio, né il destinatario di una scelta altrui, ma partecipe con la propria libera volontà dell'intera vicenda medica.
In contesto esercizio di libertà consiste la dignitas curae. E affinché esso sia consapevole, occorre un contributo informativo del medico che porga al paziente la materia della decisione. Tutti gli obblighi informativi sono previsti e indirizzati a questo scopo, di rendere consapevole l'esercizio della volontà individuale. Codesto dialogo esige la comunanza del linguaggio, ridotto alla semplicità comunicativa verso i singoli pazienti, ciascuno considerato e valutato anche nella propria identità economico-sociale. La parola è il ponte gettato fra gli uomini e in virtù della parola la dignitas curae si risolve in una cura liberamente e consapevolmente voluta. Così la terapia si solleva al rango di rapporto umano e la violenza del potere tecnologico cede all'accordo della volontà. Tutto ciò che appartiene alla più nobile tradizione della medicina va conservato, ed anche quelle intuizioni dell'occhio clinico che Cesare Frugoni denominava annunzi di verità. Ma tutto chiama al confronto con la libertà volitiva del paziente, sicché trovi il sostegno della sua consapevole determinazione. Non è perciò senza ragione che l'articolo 32 della Costituzione, se da un lato garantisce il diritto individuale alla salute, dall'altro richiama i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il singolo è persona umana in quanto fonte di volontà decidente, che non subisce il destino decretato da altri, tecnologi o non tecnologi, ma sceglie da sé il proprio destino. La tecnologia medica non possiede e domina il corpo, poiché il corpo non è un oggetto trovato nel mondo, ma è un individuo vivente. Esso non è disgiungibile dall'unità della persona umana. Il corpo non è qualsiasi corpo, ma il corpo di un singolare e concreto individuo. Nel manifesto, tali principi, insieme con altri di simile o pari rilievo, sono accolti e fissati. Il manifesto è di per sé un appello pubblico, una dichiarazione enunziativa di principi che suscita adesione o rifiuto. Quando, per la cortesia del professor Massetti, ne sono stato reso partecipe, vi ho rinvenuto una generale consonanza di idee e criteri regolativi. E ho suggerito, come oggi suggerisco, di svolgere i temi su due linee, l'una legislativa, l'altra didattica. Circa la prima, ossia la traduzione legislativa dei principi enunciati nel manifesto, ho pregato la mia cara e valorosa allieva, professoressa Teresa Pasquino, ordinario di diritto civile nell'Università di Trento, di studiare il tema e di considerare l'opportunità o necessità di raccogliere tutte le norme in un testo unico o codice della cura, Codex Curae. Circa la linea didascalica, mi pare utile che nella facoltà di medicina si introduca
se già non sussiste un corso di deontologia medica. La dignitas curae, se da un lato riposa sulla personale sensibilità del medico e sulla interiorità del rapporto terapeutico, ha bisogno dall'altro di un vincolante sostegno normativo, sicché dove non vibrino le corde dell'animo si oda la voce più severa e costrittiva della legge. La dignitas curae come processo terapeutico e dialogo, ecco, dialogo tra competenza tecnica e individuale libertà di determinazione è il risultato da perseguire e raggiungere con la formazione didattica e con l'osservanza di quelle leggi che gli uomini si danno e sono costretti a darsi per l'ordine della convivenza. Tornando al principio di queste notazioni, certo incomplete e frammentarie, rammenterei che nell'antichità classica correva la favola della dea Cura, la quale crea un essere con la terra fangosa di un fiume, essere chiamato Homo, perché è fatto di humus, è conteso fra il corpo, la terra, e lo spirito, il dio Giove. Questa antica e poetica favola ci insegna da secoli che il corpo non sta a sé, ma lo stesso uomo nella sua complessa e discorde unità, sicché la favola si chiude con queste parole: la cura che dapprima immaginò l'uomo lo tenga finché egli viva. Grazie. Grazie al professor Irti per questa raffinata analisi giuridico-umanistica del nostro tema, che adesso verrà approfondito dalla professoressa Pasquino, ordinario di diritto civile a Trento. Proprio cerchiamo di capire come funzionerà questo Codex Curae. Grazie anche per l'invito a partecipare a questo autorevole consesso e per l'occasione. Spero di essere all'altezza del compito che il maestro mi ha consegnato e non posso però non guardare al diritto positivo già vigente e quindi cercare di inquadrare prima di tutto i principi presenti nel manifesto Dignitas Curae alla luce anche di principi concordanti ovvero coesistenti. I principi delineati dal manifesto Dignitas Curae infatti non sono delle mere petizioni con astrattezza e semplice genericità. Essi godono già, in un certo senso, di una copertura normativa di alto grado gerarchico, posto che di essi è possibile trovare traccia sia nelle norme sovranazionali, sia nella Costituzione, sia nella legge ordinaria e nelle norme secondarie di natura deontologica. Abbiamo dunque un quadro normativo di riferimento entro i quali collocarli e anche in rapporto ai quali leggerli. Dal manifesto emerge infatti in tutta chiarezza quanto sia centrale il principio della dignità, che opportunamente, prima che come dignità di cura, è inquadrata nella sua più generale accezione di dignità della persona. Un concetto questo in origine estraneo al discorso giuridico. Il professor Irti ha appena adesso inquadrato le origini del fenomeno. È riservato piuttosto a quello filosofico, etico, religioso.
Così almeno fino a quando gli ordinamenti europei, messi alla prova dalla tragica esperienza del nazionalsocialismo, si dotarono di una Costituzione all'interno della quale posero la dignità umana come criterio ispiratore della protezione della persona. Enunciate espressamente nell'articolo 1 ora della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo come inviolabile, la dignità è menzionata in diverse norme della Costituzione italiana, senza peraltro essere mai definita, preferendosi piuttosto lasciare all'interprete il compito di individuarla tutte quelle volte in cui essa dovesse essere negata. Una delle norme costituzionali in cui si può rinvenire la piena salvaguardia della dignità umana, lo diceva poc'anzi il professor Irti, è l'articolo 32 della Costituzione, norma che ci riguarda più da vicino in questo contesto. Essa, come è noto, tutela il diritto alla salute, proclamandolo diritto fondamentale dell'individuo e al contempo interesse della collettività. In essa è altresì sancita la primazia della volontà dello stesso individuo, che resta libero di scegliere se curarsi o no, potendo essere questi sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori solo per effetto di una disposizione di legge e sempre nei limiti del rispetto della persona umana. Dignità della persona e autodeterminazione sono principi sempre latenti nei propositi del manifesto, all'interno del quale sono collocati giustamente in esordio. Essi connotano lo stesso concetto di salute, ivi delineato come, cito testualmente, bene individuale e al contempo relazionale, che chiama ad una solidarietà di cura, e sono espressione del riconoscimento della centralità della persona nella relazione terapeutica, nella quale le prestazioni devono conformarsi ad un altro fondamentale principio di rango costituzionale anch'esso, che è quello della solidarietà. Lo stesso modo di intendere questa india di dignità della persona, autodeterminazione, costituisce la ratio della legge numero 219 del 22 dicembre 2017, a tutti nota, come legge sul consenso informato, nella quale è possibile rinvenire il quadro normativo entro il quale ricondurre in massima parte i principi del manifesto. Con essi infatti viene enfatizzato e realizzato un perfetto bilanciamento tra l'autodeterminazione terapeutica, la quale porterebbe a salvaguardare in ogni caso la libertà della persona di mantenere il proprio progetto di vita in una visione esclusivamente unisoggettiva, e la solidarietà, che implicherebbe comunque un dovere di orientare questa progettazione al servizio degli altri e dell'intera società. Trattandosi di principi tutti di pari rango, il loro bilanciamento, per salvaguardarsi dalla primazia dell'uno o dell'altro, non può che avvenire nei singoli casi concreti, appunto nel pieno rispetto della persona alla quale nulla deve essere negato e nulla può essere inflitto. Opportunamente dunque nel manifesto viene proposto a fondamento della relazione terapeutica il principio per cui, cito di nuovo testualmente, al malato deve essere garantita l'autonomia decisionale, tenuto conto dell'effettiva capacità di metterla in atto, che è quanto previsto proprio dall'articolo 1 della citata legge numero 219, dove è enunciato come fondamentale il principio per cui ogni trattamento terapeutico può essere accettato dal paziente solo in forza di un consenso che deve essere informato, perché solo così potrà considerarsi consapevole e dunque libero. Tanto in modo tale che si garantisca al paziente, secondo uno dei principi portanti del manifesto, di essere riconosciuto come persona e di essere preservato da qualsiasi forma di riduzione del suo corpo a mera unità fisica, da trattare in chiave utilitaristica, e da qualsiasi disparità di trattamento basato sullo status personale o sociale. Su questo fondamento è certamente conforme alla dignità contemplata nel primo comma
dell'articolo 1 della legge numero 219 la declinazione del contenuto del medesimo principio che si può desumere dal manifesto, per il quale nella relazione di cura la persona del malato ha diritto ad un trattamento, cito ancora testualmente, a un trattamento sanitario umano e sapiente che tenga conto delle condizioni fisiche, emotive, spirituali e sociali che caratterizzano lo stato di sofferenza, nella convinzione che tale modalità di cura accresca l'efficacia del trattamento e ne assicuri la sostenibilità. Correlativamente a tale diritto corrisponde un dovere da ascrivere in capo alle istituzioni pubbliche e private esercenti l'attività sanitaria di assicurare al paziente il diritto di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private in relazione al bisogno di cura manifestato, di rispettare le convinzioni e i valori del paziente medesimo senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di avvalersi del progresso della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica non solo per assicurare l'efficienza dell'organizzazione del luogo di cura, quanto piuttosto il benessere fisico e psichico del paziente. Allo stesso modo, tutti gli operatori sanitari, ciascuno nel proprio ruolo e in base alle proprie competenze e specializzazioni, hanno pari dignità di trattamento, a prescindere dal genere, dallo status lavorativo, dalla specializzazione e dal grado gerarchico. Sia nel manifesto che nella legge numero 219, nella relazione di cura centrale appare il ruolo della fase delle comunicazioni tra medico e paziente, il cosiddetto tempo di cura, momento dal quale si costituisce il rapporto medico-paziente, all'interno del quale è instaurata la relazione di fiducia con il medico curante e con l'intera equipe, il suo potere di autodeterminazione trova un punto di confronto e di incontro con la competenza e l'autonomia professionale del medico. Insomma, citando sempre il manifesto, una medicina della prossimità, che rimuove distanze e divari medico-malato ed evita che le relazioni, che sono tempo di cura anch'esse, vengano devalorizzate. A fortiori la relazione di cura così intesa non può mancare neppure quando ci si venga a trovare in quelle situazioni gravi o di emergenza o ancora di inefficacia delle cure. Situazioni in cui il consenso rischia di incrinarsi o il tempo necessario per prestarlo di restringersi, con l'ulteriore possibile conseguenza che l'autodeterminazione del paziente possa volgere verso la rinuncia o il rifiuto della cura, che pure sono diritti del malato. I profili più problematici sorgono infatti proprio quando, per qualsiasi ragione personale, contingente o sociale, la dialettica tra autodeterminazione del paziente e autonomia professionale del medico non riesca ad approdare ad una relazione di cura consenziente. In questi casi, nell'ottica dei principi del manifesto e certamente anche nella ratio della legge numero 219, la relazione di cura può trasformarsi in vera e propria alleanza terapeutica, tanto soprattutto quando la volontà del paziente dovesse volgersi verso la rinuncia o il rifiuto di quei trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza. E questo è il caso in cui già la legge numero 219 prevede che il medico prospetti al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative, e promuova ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Anche nel manifesto Dignitas Curae ci si fa carico di tali eventualità. Così, al principio per cui al malato deve essere garantita l'autonomia decisionale, tenuto conto delle effettive capacità di metterla in atto, viene affiancato il diritto ad essere accompagnato per aiutare il malato a capire e decidere, e col venir meno di queste capacità induce il medico a farsi carico della cura migliore possibile, pur tenendo conto della volontà del paziente. In simili circostanze, dunque, pur essendo previste esclusioni da responsabilità
ed attenuazioni degli obblighi professionali, tali previsioni possono essere mitigate non solo dal diritto all'accompagnamento terapeutico, opportunamente enfatizzato nel manifesto, ma anche da quanto disposto in sede normativa, ossia di sedi di fonte ordinaria, quindi primaria e secondaria, dalle quali pure appare difficile prescindere, vista la loro vigenza, e di cui è presente nel manifesto analogo intento. Il riferimento è proprio a quelle disposizioni delle norme ordinarie del codice di deontologia medica che è espressamente previsto comunque e sempre un divieto di abbandono terapeutico. Anche a tal fine, opportunamente nei principi del manifesto Dignitas Cure, ci si propone di attivare una medicina personalizzata, calibrata sulle caratteristiche individuali dei pazienti, di impostare un percorso di cura sul paziente e sul problema di salute, di garantire il tempo necessario al percorso assistenziale, considerando che anche il supporto psicologico e spirituale è tempo di cura, di aprire un percorso all'attività della collaborazione della famiglia, consapevoli del ruolo curativo che le è proprio. Si chiede insomma di realizzare una medicina in grado di farsi carico dei bisogni di cura e profilassi di tutti, specialmente dei più indifesi ed esposti, coinvolgendo anche i detentori di brevetti e privative mediche, consapevoli che le invenzioni e acquisizioni sanitarie, fatti salvi i giusti diritti di ricerca e produzione, debbano diventare opportunità per tutti. Sempre in linea con il dettato normativo vigente, il manifesto si chiude volgendosi agli obiettivi e alle garanzie che dovrebbero essere assicurati per una organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private in modo tale da garantire tutte le istanze di tutela e protezione che i principi contengono. Il quadro normativo di riferimento da cui i principi possono considerarsi ispirati è sufficientemente chiaro e completo per procedere alla creazione di una prospettiva di normativa secondaria, ovvero, come suggerito dal professor Irti, di carattere deontologico, in modo tale da assicurarne un sufficiente ed uniforme grado di effettività, essendo questo un compito ormai divenuto essenziale. I pubblici poteri, per quanto si è sentito oggi, si sono fatti autorevolmente carico di questo compito e quindi l'auspicio è che presto la Dignitas Cure si trasformi senz'altro in dignità di ogni malato. Grazie. Grazie professoressa Pasquino per questi suggerimenti, diciamo, sistematici di un tema così complesso che pone tanti problemi, eminenza Parolin, di tipo etico, solidaristico, insomma veramente da far tremare. Quindi a lei, segretario di Stato della Santa Sede, le conclusioni. Grazie e buongiorno a tutti voi qui presenti. Ecco, desidero innanzitutto portarvi, trasmettervi i saluti di Papa Francesco e ricordare uno dei pensieri ricorrenti del suo magistero, e cioè la centralità della persona umana. Ecco, al centro di ogni nostra attività ci deve essere la persona umana, che, come ricorda il Concilio Vaticano II, è il centro e il vertice di quanto esiste sulla terra. E soprattutto quando questa persona si trova in una situazione di malattia, una malattia propria o la malattia di una persona cara. Perché in questo caso la prima tentazione, forse l'abbiamo sperimentato noi stessi, ecco, durante la nostra vita, è quella di chiudersi in se stessi. E così la nostra vita e le vite degli altri appaiono lontanissime. Al contrario, è sempre il Papa che ci esorta in questo senso, dovremmo sentire l'esigenza di debellare la cultura dell'indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente, prendendoci cura di tutti coloro che soffrono. E ognuno dovrebbe sentirsi spronato a fare di più
e a fare meglio. E io credo che sia questo proprio il principale obiettivo della Fondazione e del manifesto che oggi presentiamo. Quindi ringrazio per avermi invitato a prendere parte a questo evento, che considero un punto d'arrivo, certamente un punto d'arrivo di un cammino di progettazione e di elaborazione, ma nello stesso tempo, e forse questo è ancora più importante, è un punto di partenza, un nuovo inizio che dovrebbe coinvolgere tutti ad ampio raggio per una traduzione attiva del manifesto in ogni campo del pensare, educare, progettare e operare medico-sanitario. Permettetemi quindi di esprimere il mio applauso alla Fondazione Dignitas Curae in ciascuno dei suoi membri, cominciando dal Presidente, il Professor Massimo Massetti, per appunto aver elaborato questo manifesto che è molto ricco nei suoi contenuti ed è importante nei suoi obiettivi. Ecco, faccio una breve riflessione in conclusione per mettere in luce la profondità antropologica di questo manifesto, vale a dire l'entità umana e umanizzante che lo caratterizza, umana nei suoi principi fondanti, ed è la prima parte del documento, e umanizzante nelle sue linee operative, la seconda parte. Perché la Dignitas Curae, di cui abbiamo sentito parlare dai nostri precedenti relatori, ecco, nelle sue varie accezioni, la Dignitas Curae, la dignità della cura e il compito di curare sono centrati sulla dignitas personae, la dignità della persona. Leggiamo nel manifesto: a monte della Dignitas Curae c'è la dignitas personae, e ancora la Dignitas Curae è riflesso della dignitas personae, della dignità unica e inviolabile della persona, di ogni essere umano, in ogni fase e condizione del suo essere nel mondo. Così che riconoscere e rispettare la persona è prima di tutto prendersi cura. E perché? Credo che la risposta sia molto facile. Ecco, perché siamo vulnerabili. C'è una vulnerabilità nell'individuo umano per cui si trova nella necessità di essere curato, di essere preso in cura. Il curare è indice di umanità e di promozione umana. Ancora nel manifesto leggiamo: l'uomo non è se non è preso in cura. Un curare inteso e posto in atto in senso integrale, non solo fisico, ma anche emotivo, spirituale, sociale, ambientale, secondo una comprensione olistica, globale, dell'operare medico. Un curare che rimette al centro dei percorsi di cura la persona del malato, l'abbiamo sentito tante volte, dandogli un percorso unitario di cura. La cura infatti non è data dalla somma delle prestazioni, ma dalla presa in carico del paziente in una relazione empatica di alleanza terapeutica. E questo curare, fondato sulla dignità della persona, è un diritto da riconoscere a tutti. Ancora il documento: ogni malato in quanto persona merita riconoscimento e rispetto e quindi le cure a lui dovute. Non esistono malati diversi per età, sesso, appartenenza, ceto sociale, credo religioso, grado di cultura, infermità. Trovo questo umanesimo della cura che qualifica il manifesto in sintonia, in totale sintonia con l'insegnamento della Chiesa, questa Chiesa che Paolo VI dichiarava esperta in umanità. Chiesa che non si esime dall'illuminare e fermentare con la luce e il lievito del Vangelo il vivere umano, per il quale è costituita sacramento di salvezza. Permettetemi di fare riferimento a un documento particolare, ecco, in questo contesto del richiamo alla consonanza con la dottrina sociale della Chiesa, un documento del Dicastero per la dottrina della fede che si intitola Samaritanus Bonus del luglio 2020, che assume la sollecitudine terapeutica del buon samaritano
come immagine di Gesù che incontra l'uomo bisognoso di salvezza e si prende cura delle sue ferite e del suo dolore. E vi attingo un duplice dato, che d'altra parte ho già richiamato. Da una parte l'idea cardine della dignitas personae inerente ad ogni individuo umano. E in secondo luogo la condizione di fragilità e vulnerabilità dell'essere al mondo della persona umana. L'esperienza della cura medica muove da quella condizione umana segnata dalla finitezza e dal limite, che è la vulnerabilità. In relazione alla persona, essa si iscrive nella fragilità del nostro essere, insieme corpo, materialmente e temporalmente finito, e anima, cioè desiderio di infinito e destinazione all'eterno. La Chiesa non fa solo un discorso di principi e fondamenti. Nella mediazione dell'oggi, all'oggi della cura e del curare si misura con le criticità e le sfide rappresentate dallo sviluppo biotecnologico e dalla gestione dei sistemi sanitari, che sono sostanzialmente le stesse espresse dal manifesto. Le criticità e le sfide rappresentate dallo sviluppo biotecnologico in primo luogo. Leggo alcuni passi della Samaritanus Bonus. Lo straordinario e progressivo sviluppo delle tecnologie biomediche ha accresciuto in maniera esponenziale le capacità cliniche della medicina, della diagnostica, della terapia e della cura dei pazienti. La Chiesa guarda con speranza alla ricerca scientifica e tecnologica e vede in esse una favorevole opportunità di servizio al bene integrale della vita e della dignità di ogni essere umano. Tuttavia, questi progressi della tecnologia medica, benché preziosi, non sono di per sé determinanti per qualificare il senso proprio ed il valore della vita umana. Infatti, ogni progresso nelle abilità degli operatori sanitari richiede una crescente e sapiente capacità di discernimento morale per evitare un utilizzo sproporzionato e disumanizzante delle tecnologie. E in secondo luogo le criticità e le sfide rappresentate dalla gestione dei sistemi sanitari. Ancora cito, la gestione organizzativa e l'elevata articolazione e complessità dei sistemi sanitari contemporanei possono ridurre la relazione di fiducia tra medico e paziente ad un rapporto meramente tecnico e contrattuale. Senza allora questo impianto valoriale, centrato sulla dignità della persona di ogni individuo umano, è impossibile far fronte alle derive neoliberistiche in medicina e adoperarsi per una sanità sostenibile e di qualità al servizio del malato come persona. È in atto una questione sanitaria oggi nel nostro Paese e non solo. Nella dottrina sociale della Chiesa, quando un problema diventa questione, significa che investe tutta la società, così da non poter essere affrontato in superficie ma in radice. E alla questione sanitaria messa in evidenza non si può far fronte solo con rimedi meramente funzionali, ma con una cultura, insisto, della cura innervata sulla dignitas personae, il che, ci dice il manifesto, comporta una mens nova, che attivi un cambiamento radicale del pensare medico, un cambiamento che comincia nell'interiorità delle coscienze, dalla cui profondità trabocca fuori in ogni ambito relazionale, progettuale, gestionale, strutturale, istituzionale dell'operare medico. A questa cultura della cura mira il manifesto, sollecitando e incentivando tutte le forze vive della società. Come ci dice Papa Francesco, e concludo, nell'ultima sua enciclica Laudate Deum, non ci sono cambiamenti duraturi senza cambiamenti culturali e non ci sono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Il primo grande merito del manifesto è la sua incidenza prioritaria sul pensiero, sulla modellazione valoriale dell'intelligenza e delle coscienze per una sanità del futuro a misura umana. Grazie.
Grazie, Eminenza Parolin, per questo suo costante richiamo alla dignità della persona. Credo che faccia piacere al professor Massetti e alla Fondazione questa totale sintonia che le ha richiamato il Magistero della Chiesa, e grazie anche per il suo ammonimento a non disumanizzare la tecnologia, che se non controllata può portarci dovunque. Allora, professor Massetti, prego. Grazie. Io vorrei lasciare un messaggio conclusivo, non prima di ringraziare tutti voi, ringraziare Sua Eminenza Segretario di Stato, che ci ha lasciato dei messaggi forti di incoraggiamento, ringraziare gli oratori autorevoli e lei, Dottor Vespa, che veramente ci ha onorato della sua presenza. Il mio messaggio è molto ispirato da quello che stiamo vivendo, un momento difficile dove tra guerre, pandemie, crisi economiche, stiamo vedendo che ci sono molte cose che tendono a dividere. Ecco, io credo che abbiamo bisogno invece di unirsi. La tutela della salute insieme a quella dell'ambiente sono due patrimoni straordinari grazie ai quali possiamo vivere in benessere durante la nostra vita, e solo per questo dobbiamo unirci. Grazie a tutti.